Subito il gol, la squadra italiana si precipita in avanti. Qui c'è un tiro di Mazzola che colpisce l'esterno della rete. Un tiro di Rivera ribattuto. Ancora Mazzola, che si libera proprio di Eusebio. Effettua un bel cross e ancora abbiamo visto un volo dei tanti del portiere portoghese. Quest'altra azione offensiva è impostata da Corso. Bulgarelli, Rivera, e Rivera è anticipato di un soffio in corner. Questo è un tiro di Nardin che colpisce la faccia esterna del palo. Nell'intervallo i commenti sono disparati. Quando rientriamo, Domenghini ha sostituito Rivera. Ecco il fallo, ecco l'azione in profondità di Riva. La rivedremo fra poco da un'altra angolazione, che è costata il grave incidente al centroavanti della nostra nazionale. Riva deve abbandonare il campo, si è scontrato con il portiere, il quale però si rimetterà in sesto e riprenderà il gioco. Uscito Riva, entra Cappellini. Ed ecco la confusa mischia che ha portato al pareggio. Mazzola, Corso in piena area, cercano lo spiraglio, non lo trovano, la difesa respinge corto. Bulgarelli tira, il suo tiro è ribattuto. Tira ancora Facchetti che arriva in piena corsa, il portiere non trattiene ed è sveltissimo Cappellini ad insaccare il pareggio. Ecco ancora la stessa azione. Il tiro di Bulgarelli. Il tiro di Facchetti. L'intervento di Cappellini. Appena rimessa la palla al centro, per poco il Portogallo non si riporta in vantaggio. Una fuga di Simoes, un perfetto colpo di testa di Eusebio e Jorge non controlla il pallone, Sarti può intervenire. Una bella azione di Mazzola, la palla gli sfugge quasi sulla linea di fondo, riesce ugualmente ad effettuare il cross. E vediamo ancora un altro volo del portiere. Un'azione di Cappellini fermato da Moraes in questa occasione. Un attacco portato da Corso. E il risultato finale è di 1-1 con le reti di Cappellini ed Eusebio.